Ciao a tutti, oggi ti ho portato una ricetta per il Natale. Faremo delle crespelle a mo' di regalino, ripiene di funghi chiodini, asiago, un po' di besciamella e li lasceremo gratinare al forno. Ci servirà del burro, delle uova, della farina bianca, del sale e del latte intero. Prendiamo una ciotola graduata, inseriamo il nostro latte in una grande ciotola e aggiungiamo le uova a mo' di casalinga. Ci aiutiamo con un robot da cucina per poter mischiare bene e montare le nostre uova con il latte. Iniziamo subito. Aggiungiamo un pezzettino di burro e continuiamo a sciogliere anche il burro all'interno del nostro latte. Iniziamo a inserire la nostra farina. Ecco, le nostre crespelle sono montate al punto giusto. A questo punto prendiamo una padella da cucina antiaderente, ci aggiungiamo un po' di burro e passiamo alla cottura. Lasciamo scaldare la padella al punto giusto, intorno a una temperatura di 80-90 gradi. Ecco qua, la nostra noce di burro è sciolta e con un mestolo del nostro preparato e lo mettiamo al centro della padella e iniziamo a fare un movimento rotatorio di questo genere, in modo tale che il calore della padella inizia subito a cuocere il nostro preparato e siamo pronti per metterlo sul fuoco. Le crespelle sono molto duttili, alla fine le possiamo inventare qualsiasi cosa, le possiamo trasformare in cannelloni una volta che abbiamo messo i nostri ripieni, oppure possiamo creare dei fazzoletti semplici, carini. E infine, visto che è Natale e stiamo preparando la ricetta di Natale, facciamo qualcosa di carino, faremo un cestino, così ognuno avrà un regalino all'interno del proprio piatto. Come prima cosa andiamo a saltare i funghi chiodini. Passiamo al fornello. L'olio sta friggendo con il suo spicchio d'aglio, aggiungiamo i funghi, aggiungiamo un pizzico di sale, i funghi sono pronti, aspettiamo che si raffreddino leggermente. Iniziamo con la prima crespella, la mettiamo al centro della nostra mano e formiamo un piccolo coppino, quindi aggiungiamo un po' di prosciutto crudo, un po' di funghi, qualche pezzettino di formaggio asiago e completiamo con un po' di besciamella. Andiamo a legarlo col filo del porro e appoggiamo il primo fagottino delicatamente. Per poter fare i cestini la crespella non deve essere bucata. In realtà anch'io ho fatto degli errori perché la mia era bucata e l'ho riutilizzata, eccola qui. Prima di infornare aggiungiamo dell'altra besciamella che faremo colare leggermente sopra. Stessa cosa per i nostri fazzolettini. Siamo pronti per infornare. Forno a 200 gradi per circa 15-20 minuti affinché la besciamella si sia gradinata al punto giusto. Pensiamo a come vogliamo presentare il nostro piatto. Io ho scelto una cubettatura di pomodoro, quindi con un coltello da cucina semplice andiamo a tagliare il nostro filetto di pomodoro. Lo ripeliamo dagli semini in eccesso, fissando da un lato, tiriamo via il nostro filetto e facciamo delle striscioline semplici che andranno a colorare il piatto. Le crespelle sono pronte e le togliamo dal forno. Passiamo alla presentazione del piatto. Un bellissimo piatto da portata. Prendiamo una crespella facendo attenzione di non romperla e la posizioniamo al centro del piatto. Dei filetti di pomodoro per poter colorare ancora di più il piatto e delle foglie di basilico. Per completare il piatto aggiungeremo dei pinoli e del pepe. Il piatto è pronto e da Alberico e Buongiorno Cielo, buon appetito e buon Natale.